Un cordiale bentrovato a tutti i nostri amici telespettatori, un nuovo appuntamento settimanale con TV City Focus. Ospitiamo quest'oggi in studio con noi l'assessore Maria Teresa Sorrentino, assessore con delega tra le altre alle politiche sociali, alla pubblica istruzione e all'URP. Bentrovata assessore e Grazie a voi per avermi benvenuta invitato. in redazione da noi. Grazie di aver accettato l'invito e di essere in nostra compagnia. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Partiamo subito con la prima domanda e partiamo subito da un argomento recente, l'approvazione nella seduta di giunta di due delibere su sua proposta e a sua firma, una per il servizio per minori provenienti da zone di guerra, la fruizione di servizi scolastici gratuiti e l'altra il trasporto gratuito per alunni del plesso Ursi. Sì, ho deciso di proporre queste delibere perché mi sembrava importante garantire l'accoglienza e quindi i servizi gratuiti del trasporto scolastico e della mensa ai minori che accogliamo sul nostro territorio che provengono dalle zone di guerra. Purtroppo non soltanto i minori ucraini, ma adesso sappiamo che c'è un altro fronte di guerra e quindi abbiamo inserito anche quello in delibera. Poi abbiamo, ribadito la gratuità della navetta che collega il plesso Orsi, che come probabilmente le persone già sanno è interdetto per alcuni lavori di ristrutturazione e quindi abbiamo garantito questo servizio alle famiglie della navetta che dal plesso Ursi accompagna i ragazzi negli altri due plessi di Scauda e Campanariello. E quindi questo provvedimento della gratuità del trasporto per il plesso Ursi andrà avanti sino al termine dell'anno Dell'anno scolastico, scolastico, sì, perché perché abbiamo avuto notizia dall'ufficio competente che i lavori di ristrutturazione proseguiranno per tutto l'anno scolastico e quindi come giunta abbiamo deciso di adottare questo provvedimento. un plesso, quello dell'Ursi, su cui l'attenzione delle amministrazioni è stata sempre costante, questa amministrazione e anche la precedente, ricordiamo, i lavori sono stati finanziati interamente dal comune, dall'amministrazione uscente e precedente. Ancora restiamo. L'attenzione a tutti i plessi, scusi se la interrompo, Sì. è anche di questa amministrazione comunale. Appena ci siamo insediati come giunta, insieme all'assessore Michele Polese, che ha la delega all'edilizia scolastica, noi abbiamo fatto una visita a tutti i dirigenti scolastici di tutti i plessi, non solo degli istituti comprensivi, io poi l'ho fatto anche negli istituti superiori, quindi nelle secondarie di secondo grado, perché pensiamo che sia importante che l'amministrazione comunale sia al fianco delle scuole, perché le scuole e i ragazzi per noi rappresentano una priorità. Sono non solo il futuro della nostra città, ma sono già il presente, quindi dobbiamo già occuparci adesso dei ragazzi della nostra città. E tutti i provvedimenti che abbiamo varato come pubblica istruzione vanno in questa direzione. Lei prima citava le ultime delibere di giunta, tra quelle cioè quella dei progetti extrascolastici, che è una delibera molto importante perché eroghiamo un totale di 250.000 euro alle scuole per progetti extrascolastici che vanno a rinforzare la proposta formativa che le scuole fanno con un aumento di circa 100.000 euro rispetto all'anno scorso per quanto è stato finanziato e quindi anche questo va nella direzione di sottolineare che le scuole sono il centro delle nostre attenzioni, che i ragazzi ci stanno a cuore. Lei dice una cosa giustissima, infatti la proposta, implementare la proposta formativa con delle progettualità alle quali partecipa anche l'ente comunale è davvero una cosa recente nella nostra città, avviata negli scorsi anni per la prima volta, quindi partire dal nulla e si continua con quella che può essere un'offerta maggioritaria del Assolutamente. servizio scolastico. Restiamo in tema trasporto scolastico, partirà nel prossimo mese di novembre, qual è la fotografia allo stato, qual è la situazione tra le attese dei genitori e ovviamente qualche critica dai nostri cittadini che ovviamente non è mancata, ma che fa parte della difficoltà di amministrare un servizio però importante e delicato. Assolutamente. Un servizio importante, capisco anche le critiche e le accolgo perché sarebbe importante, e questo è l'impegno di questa amministrazione comunale, che tutti i servizi, soprattutto quelli all'infanzia, vengano garantiti nei tempi utili e necessari. Quindi capiamo bene che il fatto di far partire il trasporto scolastico il 20 novembre ha significato creare un disagio per le famiglie. Purtroppo è una condizio sine qua non, nel senso che noi siamo stati obbligati dal fatto che ci fosse una gara
per l'affidamento della gestione del servizio ad una ditta è che questa gara era già in essere ed è una gara che noi abbiamo ereditato con una serie di complessità, come spesso succede nelle gare d'appalto, e quindi diciamo, io penso che sia stata già una fortuna riuscire a concludere tutti gli atti di gara e a partire il 20 novembre. Attualmente le iscrizioni sono ancora in corso, quest'anno è la ditta stessa, come previsto dal capitolato, che si occupa delle iscrizioni, anzi, per chi non l'avesse ancora fatto vi esorto, perché le iscrizioni scadono il 27, che è domani, giusto? Domani, venerdì. 26, quindi domani, e in modo da poter insomma poi dare la possibilità agli uffici di poter fare il piano trasporti e quindi poter far partire questo servizio. Altro servizio annesso a quello del trasporto, il servizio mensa, partito lo scorso 19 ottobre, a 15 giorni, poco più di 15 giorni dall'avvio del servizio. Come sta andando anche in questo caso, qual è la panoramica, qual è una foto dall'alto di questo servizio? Sì. Il servizio mensa è partito il 19 ottobre, anche qua c'è stato tutto il mio impegno, ma soprattutto l'impegno di tutto l'ufficio istruzione, che io ringrazio perché è un ufficio che lavora con grandissima efficienza, guidato dalla dirigente, dalla dottoressa Luisa Sorrentino, che veramente si spende perché anche per lei la scuola è una grande priorità. Il servizio mensa è partito con praticamente un mese di anticipo rispetto agli ultimi due anni, e per me questo sarà il trend, perché il servizio mensa è un diritto dei bambini e questo diritto va garantito. Abbiamo aperto una finestra temporale per le iscrizioni, il servizio è partito, non ci sono state delle grosse criticità se non quelle di ordinaria amministrazione, che ovviamente correggiamo in corso d'opera. Gli uffici sono praticamente dalle 10 alle 2, si occupano esclusivamente della refezione, quindi di tutti gli eventuali problemi che possono sorgere. Anticipo già che poiché ci sono, devo dire, un piccolissimo gruppo di genitori che diciamo magari non ha presentato in tempo la richiesta, piuttosto che ha commesso degli errori nella riconferma e quindi o nell'iscrizione in piattaforma, anticipo già che errori è nostra umani. Intenzione, errori umani, certo, li facciamo tutti ed è normale che ci siano, ed è per questo che stiamo lavorando il prima possibile per stabilizzare le pratiche che diciamo sono già andate a buon fine, in modo da poter riaprire a brevissimo la piattaforma e consentire a quei genitori che eventualmente, a quei bambini che eventualmente sono rimasti esclusi dal servizio, di potersi nuovamente iscrivere o confermare l'iscrizione, in modo che non perdano questo diritto che invece è essenziale. Quindi contiamo che nell'arco di pochi giorni riusciamo a risolvere le problematiche di routine che stiamo affrontando e riapriremo nuovamente la piattaforma. Ovviamente sarà pubblicato l'avviso sulla pagina ufficiale del Comune, sulla nostra pagina che abbiamo come sportello dell'infanzia, sulla mia pagina social, insomma, cercheremo di dare, quella del sindaco, quindi cercheremo di dare maggiore diffusione in modo da consentire ai genitori e ai dirigenti scolastici che aiutano i genitori di poter insomma fruire di questo servizio. Occhio quindi al sito ufficiale del Comune, ma questo è un invito che facciamo nella quotidianità a tutti i nostri amici che stanno guardandoci in questo momento, a tutti i cittadini della città di Torre del Greco, perché il sito ufficiale del Comune è la pagina ufficiale dalla quale apprendere e leggere tutte le notizie più interessanti che riguardano gli interessi privati dei cittadini, ma che riguardano anche la nostra collettività. Bene, cambiamo argomento, punto lettura. Giovanni Guarino, Torre del Greco, città che legge. Questo fu il riconoscimento ministeriale avuto già dalla precedente amministrazione, in corso della precedente amministrazione. Continuiamo sul solco della cultura e della lettura. Il punto lettura viene trasferito, è stato trasferito dall'Istituto De Nicola, in cui era stato immaginato, realizzato con la Fondazione Polis, direttamente a Palazzo Baronale. Un altro presidio di legalità, perché la cultura è legalità, un presidio di cultura nella sede istituzionale del Comune. Sì, il mio obiettivo è quello di lavorare nella dimensione del patto educativo. Fare patto educativo significa costruire una rete tra tutti gli enti che si occupano di minori e dell'infanzia. Il patto educativo per me è lo strumento per poter fronteggiare una vera e propria emergenza educativa che noi abbiamo. I fatti di cronaca recenti, purtroppo non solo della nostra città ma anche delle città vicine, ce lo insegnano, no? E ci dicono che come adulti e come amministratori dobbiamo assumere delle decisioni importanti a tutela dell'infanzia. Ed è nell'ottica di questa priorità, di questa urgenza, che vanno le ultime decisioni che abbiamo preso come amministrazione comunale su mia proposta come assessore all'istruzione.
mi piace che lei ha citato il punto lettura perché proprio l'altro giorno abbiamo fatto diciamo, la fiaccolata organizzata dall'Associazione Giovanni Guarino, quindi in memoria di Giovanni, che è questo gigante buono, il nostro ragazzo, il nostro giovane precocemente ucciso per mano di suoi coetanei, praticamente di due minorenni, e in quella occasione abbiamo raccontato le proposte che intendiamo portare avanti. Innanzitutto ho deciso di spostare il punto lettura inaugurato grazie al contributo della Fondazione Polis, ho deciso di spostarlo al Palazzo Baronale. Lo abbiamo già deciso con la delibera di giunta, a breve questa decisione si concretizzerà in maniera operativa, al Palazzo Baronale perché il Palazzo Baronale rappresenta il centro della città, è l'immagine della nostra città e la mia idea, quella del sindaco e della giunta, è che alle basi del Palazzo Baronale, quindi alle basi della nostra città, ci debbano essere da una parte i giovani con il forum dei giovani e dall'altro i bambini con il punto lettura 0-6 anni, perché l'immagine simbolica è che la città si ricostruisce partendo dai bambini e dai giovani. Accanto al punto lettura dedicheremo anche un albero a Piazza Santa Croce, così come è volontà della famiglia di Giovanni, perché quella era la piazza di Giovanni, ma forse quella è la piazza simbolo dei nostri giovani, perché è il centro della nostra città, e quindi dedicheremo un albero perché alla morte si risponde con la vita e con la speranza, questo è il nostro messaggio. Dedicheremo un premio a Giovanni Guarino che realizzeremo con i nostri ragazzi all'interno delle scuole, perché il tema è la legalità, dobbiamo educare i nostri ragazzi al tema della legalità. Nella stessa direzione, sempre di tutela dell'infanzia, vanno anche gli altri progetti che abbiamo portato avanti. Abbiamo aderito al progetto Restart, quindi il Comune di Torre del Greco è diventato partner di questo progetto, che è un progetto di rilievo nazionale con un finanziamento della Fondazione con i Bambini, che senza alcun onere per il nostro ente ci aiuta a diventare partner di una rete di tutela contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia, e ci permette di avere dei professionisti nel nostro territorio che si occupano non solo della presa in carico dei minori e delle famiglie che hanno questo genere di complessità, ma anche di fare all'interno delle scuole, a titolo appunto non con nessun onere da parte del comune, di fare attività di formazione per i docenti, ma anche di prevenzione del contrasto e dell'abuso al maltrattamento e all'infanzia. In questa direzione va anche l'ultimo intervento che diciamo a breve abbiamo concordato e a breve sarà reso pubblico, ma mi fa piacere anticiparlo, che è l'adesione al programma Io Leggo Perché, che è un'adesione che è già stata fatta l'anno scorso dall'amministrazione precedente, che io condivido pienamente, quindi abbiamo diciamo sposato in pieno questo progetto, abbiamo deciso di ripeterlo con le scuole, quindi anche quest'anno l'amministrazione comunale diventerà partner del progetto Io Leggo Perché, che è un progetto che consente la donazione di libri di testo alle nostre scuole, e anche il comune come partner parteciperà a questa donazione donando a sua volta un quantitativo di libri alle nostre scuole. Grazie Assessore, cambiamo ancora argomento, lei tra le diverse deleghe è anche Assessore alle politiche sociali, da sempre un settore delicato non solo per e della città di Torre del Greco, ma delle amministrazioni e degli enti locali, soprattutto della fascia vesuviano-costiera, tra le altre e tra le quali la città di Torre del Greco forse non è proprio la peggiore, ma neanche è la migliore, quindi un settore veramente delicato. Quali le progettualità messe in campo, quali gli indirizzi e i solchi nei quali e sui quali si è orientata l'attenzione dell'amministrazione? Allora, il settore delle politiche sociali è un settore che soffre di tante difficoltà nella nostra città, questo è bene dirlo. Quando io mi sono insediata 3 mesi fa, quindi diciamo un insediamento veramente recentissimo, ho dovuto prendere atto del fatto che quello delle politiche sociali fosse un settore veramente molto molto in difficoltà. C'è una carenza di organico che è una caratteristica strutturale di tutto il nostro ente comunale, nel senso che tutti i nostri uffici, di tutti i settori, soffrono della carenza di organico, ma questa carenza in alcuni settori strategici, come quello delle politiche sociali, che diciamo, si occupa dell'erogazione di una serie di servizi, che accoglie tutta una serie di fasce di popolazione, praticamente accoglie tutti i cittadini sostanzialmente, questa carenza di organico diventa una criticità fortissima.
Giusto per raccontare qualche numero, per consentire anche a chi ci ascolta da casa di comprendere, noi per legge dovremmo avere 20 assistenti sociali, ne abbiamo 3, di cui uno è anche il coordinatore di piano, con un unico istruttore amministrativo che a breve andrà anche in pensione. Quindi capite bene che pur avendo i superpoteri, gli assistenti sociali non possono, nella maniera più assoluta, fare il lavoro che avrebbero, che dovrebbero fare sulla carta 20 persone. Quindi questa del personale è una delle più grandi criticità. Ci sono stati anche una serie di cambiamenti, è cambiato il dirigente, è cambiato il coordinatore d'ambito, quindi questo ha creato una serie, diciamo, di problematiche. È un settore da rifondare. Questo è il mio obiettivo, è anche uno degli obiettivi per cui ho accettato l'incarico di assessore, perché io vengo dal mondo delle politiche sociali, ho a lungo lavorato negli altri comuni e ho guardato che cosa si può fare negli altri comuni, e il mio desiderio è che anche nella mia città, perché questa è la mia città di appartenenza, si possano costruire dei progetti. Stiamo Tra i provando tanti, uno tra i tra i tanti. tanti, abbiamo sicuramente, nonostante il gravissimo l'emergenza che noi abbiamo vissuto, perché come i cittadini sicuramente ricorderanno, il 16 luglio è crollato un palazzo a Torre del Greco e questo ha significato per la città un momento di grandissima difficoltà e lo ha significato soprattutto per due settori in particolare, per il settore tecnico che si è occupato di tutta la parte, diciamo, edile e strutturale, ma soprattutto anche per il settore delle politiche sociali che, nelle more di questa carenza del personale di cui vi parlavo prima, si è trovato in pieno luglio, in pieno agosto, a sfollare picchi di 250 persone, associando non solo il crollo, ma tutta una serie di dissesti statici che poi sono stati rilevati. Questo ha significato una gravissima crisi per il nostro settore. Veramente abbiamo avuto momenti di super lavoro, diciamo, anche di notte. Nonostante questo, siamo riusciti a fine agosto a pubblicare il voucher per gli asili nido, perché chi mi conosce lo sa, l'asilo nido è uno dei miei pallini perché io sono una psicoterapeuta infantile e quindi conosco bene la valenza, diciamo, dell'asilo nel percorso evolutivo dei bambini. Quindi siamo riusciti ad erogare questo voucher con grande fatica, ma ce l'abbiamo fatta. Il voucher adesso è stato anche erogato alle famiglie, quindi il servizio è pienamente partito. Abbiamo, diciamo, aperto un bando, un avviso pubblico per servizi educativi, destinati agli enti di culto, quindi alle parrocchie, perché sappiamo bene che, sempre nella logica del patto educativo che citavo prima, le parrocchie rappresentano un po', diciamo, le frontiere della nostra città, no? Sono quei baluardi che accolgono le persone. Quindi ci sembrava importante dare alle parrocchie contributi per le iniziative che fanno a sostegno sempre delle attività per i minori. Siamo riusciti con grandissima fatica a finalizzare il piano sociale di zona, che sempre per i cittadini racconto che il piano sociale di zona è il principale strumento di programmazione delle politiche sociali, cioè è quell'atto senza il quale noi non possiamo disporre di tutta una serie di finanziamenti, non comunali naturalmente, ma regionali piuttosto che nazionali, e che era praticamente arenato. Quindi siamo riusciti a ristabilirlo e diciamo, a finalizzarlo, e quindi adesso possiamo disporre di queste somme, e in più stiamo anche programmando il nuovo piano sociale di zona, che anche quello non era stato programmato, e quindi stiamo mettendo mano, diciamo, a tutti questi aspetti di programmazione che sono assolutamente essenziali. Un argomento importante, un argomento delicato, lo dicevamo, e nel quale anche in questo caso entra a gamba tesa, ovvero fa da penalizzazione l'assenza di personale. Però una riflessione la dobbiamo necessariamente fare perché è un'assenza, c'è cioè una carenza di personale di organico che non investe soltanto la nostra città, ma purtroppo investe tutti gli enti a più livelli di ogni ordine e grado, perché deriva comunque da un provvedimento governativo caduto proprio negli ultimi anni, che è la famosa quota 100, forse quella ha anche finito di Sì, destabilizzare il probabilmente precario. forse non sono state neanche programmate delle assunzioni in passato, e quindi adesso, diciamo, nel trend di normalità per cui le persone ovviamente vanno in pensione, ad un certo punto probabilmente una programmazione fatta a monte ci consentiva oggi di godere di una maggiore disponibilità di organico, e quindi stiamo provando nei limiti del tempo possibile a far fronte a questo, già, diciamo, deliberando delle assunzioni che saranno fatte, come immagino, diciamo, i cittadini avranno letto sui giornali, che saranno fatte nel 2023, ma poi con una progettualità più importante che riguarda anche il 2024, perché gli amministratori comunali possono essere più lungimiranti del mondo, ma se non abbiamo la possibilità di avere un personale che declina concretamente quelle che sono le nostre scelte politiche, le nostre idee,
diciamo, non possiamo fare niente, parliamo di fantascienza. Io infatti credo che la responsabilità delle amministrazioni sia limitata a una riflessione di ad ampio raggio, un poco di spiraglio nazionale, di politica nazionale. Io credo che sarebbe dovuta essere diversa la ratio alla base di quota 100, perché consentire la possibilità di un pensionamento su una base addizionale di anni e di contributi professionali, senza però mettere dall'altra parte anche una possibilità di reimmissione nel mondo del lavoro di unità che andassero a sostituire quelle che poi sono andate via, secondo me è stato un provvedimento scialbo, è stato un provvedimento che ha penalizzato e che poi si è abbattuto come una mannaia sulle amministrazioni che tra capo a collo in quegli anni, parliamo del governo giallo-verde, quindi dal 2018 in poi, si sono trovate a dover fronteggiare un assalto alla Bastiglia di chi giustamente ha colto l'opportunità ed è andato in pensione, senza avere lì per lì uno strumento normativo nazionale che consentisse anche la reimmissione immediata delle unità pensionate. Quindi un certo, provvedimento. Scusi, prego. Non entro nel merito delle scelte nazionali, perché ovviamente. No, però noi la dobbiamo fare, perché certo. Poi la però è anche vero è degli che, operatori. Diciamo, noi siamo in uno stato di diritto e quindi, essendo in uno stato di diritto, acquisiamo, no? Acquisiamo le leggi, sì, che in qualche modo vengono e fatte. Dobbiamo e poi il lavoro degli rispondere, amministratori, certo, è provare a stare nello stato di diritto, però, cercando poi di essere lungimiranti e pensare al fatto che poi c'è il futuro che ci aspetta e quindi non pensare solo all'oggi, ma avere sempre un occhio anche per il domani. Questo, diciamo, è un po' una mia mission, occupandomi io di istruzione politica e sociale, quindi minori sostanzialmente, e l'occhio è sempre quello di guardare a che cosa può succedere domani. Ha perfettamente ragione, però è una questione di garbo, certo, istituzionale, e come dicevano gli antichi, est modus in rebus, c'è sempre un modo, c'è sempre un metodo. Ultima domanda, ci avviamo alla conclusione, lei è una psicoterapeuta infantile, qual è la situazione dei minori nella città di Torre del Greco, una fotografia sui minori, e anche qual è il grado di dispersione scolastica della città di Torre del Greco, se paragonata almeno all'entroterra, all'entourage vesuviano costiero. Sì. Io penso che i minori richiedono una grande attenzione nella nostra città e questa attenzione si deve declinare attraverso, dal mio punto di vista, dei servizi, delle politiche che vanno a favore dei minori. Ripeto, prima vi ho raccontato quel poco che sono riuscita a fare nei 3 mesi, diciamo, dal mio insediamento, ma il progetto è quello di fare tanto altro. Certamente prioritari sono gli asili nido, certamente sono prioritari i servizi di educativa, sia domiciliare che territoriale, certamente è importante potenziare i centri per la famiglia, quindi a sostegno delle genitorialità. I tassi di dispersione scolastica, nonostante devo dire che noi abbiamo delle grandi eccellenze dal punto di vista delle scuole sul territorio, una delle cose più belle che io ho scoperto da quando faccio l'assessore, quindi visitando un po' le scuole, i dirigenti scolastici, è che veramente ci sono tante eccellenze sui territori che fanno un ottimo lavoro anche per contrastare e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica. Tuttavia occorre ancora proseguire nella direzione di questo lavoro e intensificarlo, innanzitutto mettendo, dal mio punto di vista, a sistema queste buone prassi. Questo per me è il patto educativo, il fatto che tante eccellenze delle scuole possano diventare una rete che lavora nella stessa direzione e allo stesso tempo anche intervenire con politiche più proprie dei servizi sociali che consentano appunto di arricchire, incrementare e sostenere il lavoro che viene fatto dalle scuole. Noi dobbiamo entrare in una logica di patto significa ragionare sul fatto che da soli non possiamo fare niente, il singolo provvedimento non giova, noi dobbiamo costruire dei provvedimenti che siano integrati e che vadano verso la direzione di un obiettivo comune, perché altrimenti facciamo tanti piccoli interventi, tanti spot che magari hanno anche, diciamo, una ricaduta economica importante e che però poi a lungo termine non hanno un significato, non sono incisivi perché non sono integrati. Quello è il male della politica moderna, gli spot, però noi facciamo comunicazione e cerchiamo di essere comunicativi ed informativi su dati reali. Chiudo il ragionamento su quello che diceva l'assessore Sorrentino, non solo abbiamo eccellenze come qualità di corpo docenti nelle scuole, perché sicuramente è così, ma Torre del Greco di per sé è un vivaio di realtà scolastiche, considerato veramente il grande serbatoio di scuole e il fatto che sul territorio c'è la rappresentanza
vicinanza di tutti i tipi di istituto, di ogni ordine e grado, questo grazie alla lungimiranza del popolo di Torre del Greco che negli anni ha saputo costruire, ha saputo offrire e coltivare per la città questi fiori di cultura. Io ringrazio l'assessore grazie Sorrentino di essere stata in nostra compagnia, la riascolteremo nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi per aggiornarci sul prosieguo dell'attività amministrativa e dei progetti che nel frattempo saranno varati e messi in cantiere. Ringrazio i nostri amici telespettatori per essere stati in nostra compagnia anche questa settimana, appuntamento alla settimana prossima con l'informazione di TV City Focus e a tutti un buon prosieguo in nostra compagnia. Grazie a tutti, buona giornata.